Ci sono storie che fanno giri immensi e poi ritornano. Sì, lo so, sembra una canzone di Venditti, un po' forse lo è anche, ma non è quello. Il discorso è che quando tutto sembra scritto, a volte alcuni dicono destino, altri dicono sfortuna, altri sfiga, ecco, a volte invece le cose si possono tranquillamente ribaltare. No, non so se è la forza di volontà, se è la forza che abbiamo dentro, non lo so cosa sia. Sta di fatto che con l'ospite di questa sera lo voglio cercare di capire. Sigla. Miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Versione audio anche questa volta. Ormai siete abituati, lo sapete che miei carissimi milanesi può essere sia in versione video che in sola versione audio. E questa sera è in versione audio perché ve lo faccio spiegare poi dal mio ospite. Il mio ospite di questa sera è Roberto. Buonasera, Sì, Roberto. buonasera a voi. Roberto è un, ecco, già qui non so come, un Ma esponente no, no, un esponente forse, rappresentante ma forse neanche. Io troppo, un appartengo, frequento, appartenente, un'appartenenza, un appartenente frequentatore di Alcolisti Anonimi. E assolutamente sì. quindi abbiamo dovuto fare questa puntata senza il video. Perché Roberto? Spiegaci tu perché noi daremmo un'interpretazione sbagliata, soprattutto della seconda parola del vostro nome, no? Alcolisti Anonimi. Ci verrebbe a dire, ok, lo fai senza video perché sono anonimi, quindi non vogliono farsi riconoscere. Non è tanto quello invece, giusto? Ma no, non tanto per farsi riconoscere, perché poi alla fine ci saranno anche dei testimonial noti e meno noti che abbineranno il loro viso al fatto di frequentare alcolisti anonimi. Ma dove sta l'anonimato? Non tanto nel non farsi riconoscere, quanto nella questione spirituale profonda, che è più importante, sicuramente più incisivo, non esaltare la propria persona, in quanto quello che può contare di più è il messaggio. Diciamo che io oggi avrei potuto avere qua Roberto, ma anche Giulia, ma anche Marco, ma anche Alessandro, no? Assolutamente sì, E quindi l'anonimato sta assolutamente sì. in quello, diciamo, no? L'anonimato sta in quello. Prendi Roberto, che è un nome che dovrebbe essere vero come non vero, insomma, anche quello appunto non ci interessa a noi, No, ma giusto? per nulla ci interessi, no. Siamo Infatti. anonimi, Siamo insomma. anonimi, appunto. Siamo anonimi, punto. Allora, per me parlare di Alcolisti Anonimi è davvero difficile perché io non ho mai bevuto in vita mia, sono puro astemio, quindi c'è Bellissimo. il massimo del non la della difficile Della. comprensione di una cosa, no? Però so, e poi adesso io e Roberto abbiamo già dei trascorsi insieme, ho avuto l'opportunità di partecipare a una vostra Certo. riunione e mai come in quella riunione mi sono trovato a sentirmi tra simili in realtà. Perché è Sì. vero, voi parlavate di alcol. Ma ad esempio, se avessimo parlato, lo dico così spontaneamente, di merendine, molto Ma no, ma probabilmente perché era il molto mio tema. probabilmente, ma sì, ma perché probabilmente, anzi, sicuramente Alcolisti Anonimi si interessa non del problema dell'alcol o dell'alcolismo, quanto importante diventa l'alcolista, quindi l'essere umano che ha un cambiamento, l'essere umano che ha un desiderio, l'essere umano che riesce a trasformare la propria vita in modo migliore. Allora, di Alcolisti Anonimi abbiamo sentito parlare tantissime volte e Sì. abbiamo un'idea molto probabilmente anche sbagliata di quello che è. Quindi, raccontaci un po' come nasce Alcolisti Anonimi per capire proprio come poi si capisce bene già da come Sì, ma nasce, perché ci sono poi da delle. come nasce è simbolico ed è verissimo, cioè praticamente i nostri padri fondatori, che sono Bill e Bob, per non bere, una telefonata, un parlarsi tra di loro, un raccontarsi come stava andando in quel momento, e la compulsione del bere piano piano svaniva in quella sera, in quella telefonata. E hanno avuto la capacità, diciamo così, di vedere che mentre due persone, che in questo caso l'alcol, come problema comune, denominatore comune tra loro, era l'assunzione di alcol in maniera assolutamente patologica, quindi una malattia, però parlando tra loro erano in quei momenti riusciti a non bere. Quindi noi sono accorti che durante questa telefonata tra Bill e Bob hanno parlato del loro problema, ma anche un po' di tutto quello che era il loro momento in Sì, sì, quell'istante. sì, 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 E sì. sono accorti proprio che in quei 30, 40 minuti, Esattamente un'ora sì. di telefonata non hanno bevuto e non hanno avuto il desiderio di bere. E non hanno avuto il desiderio di bere,
passa la compulsione, questo è il momento chiave, perché per uno che ha desiderio di bere, questa è un po' la mia storia di quando bevevo, e tra il desiderio e prendere i bicchieri in mano non c'era neanche lo spazio di un braccio, voglio dire, non era, lo subivo. Non ci pensavo neanche, era un fatto del tutto meccanico. Ecco, quanto diventa centrale nella vita appunto di chi poi magari riesce finalmente ad andare poi in acquisti anonimi l'alcol, o meglio quel momento lì, cioè il pensiero del dover bere, quanto diventa centrale nella vita di un alcolista? Beh, la vita di un alcolista, adesso io mi dichiaro alcolista, per esempio in Alcolisti Anonimi, essendo assolutamente un'associazione di persone libere, gratuita, e che non richiede neanche, visto che siamo in anonimato, una registrazione, nessuno mi può fare diagnosi o giudicarmi, per cui il fatto di essere un alcolista l'ho deciso io. Come? Davanti a delle testimonianze di persone che non raccontavano di me, ma raccontavano la loro vita. Questo mi aveva fatto un'attrazione enorme le prime sere. Abituato io andare di fronte a delle persone, da attori, e sentirmi dare le raccomandazioni, i soliti consigli o altro, riuscire a trovare in un luogo persone che parlavano proprio della loro vita, mettendomi il cuore in mano soprattutto, e sentire che quello che dicevano era verità, perché anche questo c'è di... Non basta solamente ascoltare, l'ascolto era un ascolto del tutto particolare, perché quando raccontavano della loro vita, raccontavano quello che è successo a me, come se parlavano la mia lingua. Com'è possibile che, stando seduto in cerchio, davanti a degli estranei completamente, tolgo tutta la finzione che fino all'istante prima ho tenuto nella mia vita e espongo solo la verità? Cosa succede? Succede una magia spirituale. Che essendo io salvato per oggi, dico così, da questa compulsione di cui si parlava prima, incredibile, devo dare in cambio qualcosa alla vita, e il mio cambio qualcosa è trasmettere il messaggio di quello che mi è successo nel momento, e quindi lo do per me, non c'è volontà. Spiegami un attimo il salvato per oggi, cosa significa? Salvato per oggi significa che io, in un arco di tempo che può essere la giornata, le 24 ore, so che posso arrivare a sera, poi domani andiamo a vedere, perché quando bevevo succedeva che i miei tempi venivano dilatati in maniera incredibile, cioè avevo un'ansia fortissima per il domani e avevo tutto un vissuto dietro riguardante uno ieri che non mi faceva vivere il presente. Insomma, si dice, in America raccontano che se si sta con un piede nel domani, un piede nello ieri, si fa la pipì nel presente. Questa è una è un'immagine americana, però rende tantissimo la classica semplificazione campagnola americana, sì, diciamo. però rende proprio l'idea di essere presenti. Tu prima hai detto quando bevevo, quando facevo, quando ero, ma sono un alcolista. Sì. Come mai non usate la parola ex? Voi non vi definite mai ex alcolisti? Sì, no, non è che non ci definiamo mai ex alcolisti, noi pensiamo che pensiamo da programma, perché esiste questo programma che è fatto di 12 passi, poi ne parliamo che a me è successa una cosa, giusto per essere chiari, in mezzo al groviglio di sentimenti ed emotività che avevo nel momento in cui bevevo, e quindi preso da questa giostra incredibile di alti e bassi, anche a livello sentimentale e emotivo, non riuscivo a capire niente, pescare il nome delle emozioni che avevo dentro mi era completamente difficile. E per la prima volta nella mia vita, ed è stata un'esperienza fortissima, una delle poche esperienze che io posso raccontare forti, essermi dato da solo dell'alcolista, e quindi una persona che è impotente di fronte alla sostanza, e quindi una sconfitta profondamente, diventava un nome in cui potevo rivedermi, in cui potevo identificarmi, in cui per la prima volta c'era un semino che poteva essere custodito,
che magari tutti dicono: ah, ma che semino, voglio dire, dovresti essere bello, bravo, intelligente, un alcolista è proprio un semino da custodire. In realtà questa cosa qua, quindi vedere una mia fragilità nella vita, che è quella della dipendenza, è un semino da custodire nel tempo, perché so che se io non custodisco anche queste parti di me che sono un attimino più deboli, saranno sempre più, rischio che diventino sempre più forti fino a non accorgermi più di loro e certe volte dimenticarmi di me. Se io mi accorgo una parte di me fragile, vuol dire che mi dimentico di me, per quello io resto alcolista per chiaro, il tempo. Chiaro. Tu usi la parola sconfitta, che in realtà però è stata l'inizio della vittoria, con la sconfitta, cioè, perché sì, da noi si dice toccare il fondo, io credo che dentro ogni fondo c'è sempre un finalmente, cioè, questa è la grande, la grande trasmissione del messaggio di A, e dire ok, quindi adesso so cosa sono, posso migliorare perché so cosa sono. La trasmissione del messaggio di A è questa, molto profondamente, è che toccando il fondo e quindi non avendo più nulla da perdere, non c'è il nero più nero e quindi si finisce chissà dove, ma c'è la possibilità che quel fondo diventi l'inizio per una nuova vita. E questa qua è un grande messaggio di speranza spirituale. La cosa sconvolgente, sì, e queste non sono solo parole tue, da un invasato che è arrivato qua e mi dice: ti voglio raccontare una storiella. Quando poi lo vedi è così, cioè io li ho visti con i miei occhi, queste persone rinate grazie alla condivisione durante le riunioni settimanali di AA. Sì. Cosa succede in quell'istante? Succede che hai l'appartenenza, come dicevo prima, cioè praticamente di fronte a una vita di solitudine si incrocia nella propria esistenza un gruppo di persone che non sono assolutamente inclusiva Alcolisti Anonimi, per cui tanto per descrivere il gruppo, ci può stare di tutto in un gruppo, non ci sono differenze di genere, non ci sono differenze economiche, il magazziniere, assolutamente l'istruito e il non istruito, il minimo comune denominatore in un gruppo cos'è? Il desiderio di smettere di bere, gli hanno detto i nostri padri, i fondatori, ma uno quando beve che desiderio può avere? Io ho incontrato il gruppo mica che avevo il desiderio di smettere di bere, io incontro il gruppo perché volevo bere un po' meno, perché mi ci ha portato un mio amico di Sbronze, incredibilmente non beveva lui e io pensavo che stesse male, perché abituato a bere, abituato a fare un tipo di vita, quando incontri l'amico che non condivide più con te le sostanze, non condivide più l'alcol, dici: cosa ti è successo? C'è un problema. E invece lui gli dice: ma no, ma io sto andando in un gruppo, ma com'è? Come si chiama questo? Lui fa: Anonimi, Anonimi, già la parola Anonimi, io che sono abbastanza dubbioso su tutto, e ho detto: vabbè, ti accompagno. E cos'è successo in quella sera? Vabbè, non ero, perché non è che si debba entrare per forza astinenti, non in un gruppo. Io la prima sera che sono entrato e per le prime sere è capitato che andavo giù bevuto e la porta è sempre stata aperta. Nessuno ti ha cacciato per quello? Ma stiamo scherzando, anzi, e nessuno mi chiedeva poi: ah, come stai? Insomma, in Alcolisti Anonimi non si vende sobrietà, non si vende acqua minerale. In Alcolisti Anonimi ognuno parla per sé ed è quello che fa attrazione profondamente, che non c'è una ricetta per smettere di bere, c'è un luogo dove se si frequenta è alta la probabilità di riuscire a cambiare la propria vita. E una cosa che mi ha stupito anche, non c'è l'odio verso l'alcol, cioè non è che voi lo vedete come il nemico, le multinazionali, quello lì ci hanno fregato la vita, che magari veramente so chi fuma tanto dice: ecco, le multinazionali ci hanno fregato la vita, fuori con i pacchetti. No, noi non entriamo in controversie con nessuno, non siamo né a favore né contro l'alcol, per noi l'alcol è una sostanza, esiste, c'è l'uva, c'è la vendemmia, c'è quello che beve, c'è quello che non beve, va tutto bene, cioè non ce l'abbiamo neanche con quelli che veramente stanno poco bene, anzi, figurati se io potrei avercela mai, se noi potremmo avercela mai, adesso uso un noi, un plurale, con persone che stanno male. Questo noi è interessante, ma perché voi siete un noi in tutto senso? Noi siamo un noi. Siete un io e un noi insieme, effettivamente, perché poi siete, avete un minimo comune denominatore che comunque vi unisce, poi avete una eterogeneità pazzesca, quindi vi rende tanti noi.
La cosa più interessante che io ho notato è una delle cose, non ce ne sono tantissime, tutte più interessanti, anzi, devo dire che è tutto molto interessante. Sì. È il fatto che nessuno di voi è uno specialista. No, non c'è. Okay. Non c'è il medico, lo psicologo, il psichiatra, niente. No. Però adesso posso dire, non mi voglia la scienza, non mi vogliono i medici. A volte però riuscite a fare di più di quanto fa un medico a volte. O meglio, fate una cosa che forse la medicina non è in grado di fare, ma perché non può farlo. Ma noi collaboriamo anche con la sanità e con gli centri specialistici, ma non vuol dire che noi abbiamo un paradigma sanitario. Noi collaboriamo perché il nostro paradigma, che è spirituale, non si va proprio a scontrare col sanitario. Come può funzionare però quindi questa... Perché uno potrebbe confondere con una sorta di terapia di gruppo, ma non è quello. No, non è una terapia di gruppo, infatti, perché la frequenza è libera. Poi ci sono persone che sono dentro da anni, ci sono quelli che entrano, stanno pochi giorni, poi vanno. Però il semino, io ho scoperto una cosa in questi anni. Chi entra un semino di riconoscimento della stanza di dove è stato, se lo porta dentro. Incontro dei miei amici e dicono, Roberto, io non mi ricordo di loro, e loro, ci siamo visti lì, e guarda che è una cosa incredibile. Io ho visto una sola riunione, ed questo, è dentro di me viva e limpida come l'avessi fatta ieri. Ma no, ma perché è un luogo che non è commerciale, primo. Cioè, noi siamo assolutamente gratuiti. Cioè, se esiste... Adesso vi dico una cosa che ci sta usando. Così gratuiti che alla fine della riunione gira una sorta di cappello dove voi mettete dentro qualcosa per autofinanziarvi, così. Certo. E io giustamente, essendo stato lì ospite, mi hanno offerto anche le caramelle e da bere, c'era un po' un goccio d'acqua che ho offerto, ho detto volevo mettere anch'io un sia mai. No, noi ci autofinanziamo proprio per una settima tradizione, la chiamiamo noi, che ci manteniamo attraverso i nostri propri contributi. Cosa significa? Che abbiamo bisogno di pagarci l'affitto, proprio perché c'è un'altra tradizione che dice che noi non possiamo andare gratuitamente ovunque, cioè nel senso che se stiamo in un luogo, giustamente per una responsabilità anche di gruppo, che poi richiede una responsabilità personale, perché anche il discorso della responsabilità nel momento che io non bevo è un come si dice, uno stile di vita che ha un profilo alto rispetto a come facevo prima, che dicevo bugie, nascondevo. Adesso mi capita ogni tanto, diciamo, però dai, in generale a chi non capita. E allora succede che mettiamo in questa settima questo contributo, che non deve essere neanche più alto della persona che non se lo può, quindi sono pochi spiccioli, non ci pensi un contributo. Ma a questo punto mi chiedo, però, Roberto, quindi niente difficile. Sì. Se qualcuno vuole darvi una mano, è difficile darvela comunque, come si può fare? Che tipo di aiuto possiamo... Avete bisogno di un aiuto, ma che cosa avete bisogno? Noi anonimi ma non invisibili, abbiamo bisogno di un aiuto proprio umano, cioè che uno diventi magari amico dell'associazione, passami questo termine, amico, che sa che esiste un luogo dove possono accadere dei miracoli, così li chiamiamo noi, a me piace dirla questa parola, tanto in disuso, fammela dire. È la parola più giusta in questo caso. E allora succede che se magari ha un amico, uno zio, che può trasmettere un messaggio dicendo ma io conosco quei quattro ragazzi che si incontrano insieme, proviamo ad andare lì a vedere. E noi siamo aperti in questo, sì. Qui quattro ragazze che la società a volte non darebbe un euro per nessuno di quelli lì, guardandoli così, sai, e invece appunto fate il miracolo. Ma la società non darebbe un euro guardandoli così, perché abbiamo sempre un'idea, passamelo, un luogo comune, che poi l'alcolizzato vuol dire la stazione, la panchina, il tavernello vicino e via andare. I problemi con l'alcol ce l'hanno anche chi ha le scarpe pulitissime, chi offre da bere, chi va in giro in giacca e cravatta. Il problema con l'alcol quando viene, il problema con l'alcol quando decidi di non bere e magari non ce la fai. Quando dici da domani smetto, perché è sempre da domani, da lunedì più bianco della neve, e poi gliela faccio vedere io, perché si è sempre in sfida poi alla fine con l'alcol. Questo è un altro tema che avevamo già affrontato io e te in qualche paio di discussioni nostre. Immaginate le discussioni con Roberto di ore e ore su questi temi. Vabbè. Potremmo fare un capitolo racconto, a parte, potremmo fare un libro, un audiolibro a parte. La sfida. Sì. Ci insegnano così però. La dieta inizia lunedì. Sì. Dai, fai così allora. L'ultima sigaretta e poi smetto. Sì. Oh,
un bicchiere e poi basta. Certo. Poi ho da lunedì, no, da, certo, domani, da basta. Domani basta. Stasera mi sono schiantato, ma domani non bevo. Esatto. Anzi, da lunedì così, da sabato lunedì, e la domenica, mi schianto, mi festeggio, okay, perché così, cioè, so che lunedì... Ho sempre, no, esatto, quella visione del dire, o meglio, quella scusa del dire, sì, mi faccio del male adesso, tanto, esatto, poi da domani cambio, da domani cambio esistenza, tutto, e non succede mai questo. Succede poche volte, okay, molto raramente succede, a me non succedeva. Quindi ecco, il miracolo che ci regalate non è questo, appunto, no, è un miracolo lento, ma progressivo. Ma guarda, per come la malattia, che lenta, progressiva e mortale, raccontavano ai tempi, ma comunque sia rimane tutt'oggi, perché di alcol si muore tanto in Italia, e se non si muore si può fare una vita disabile, perché l'alcol è micidiale, subdolo, nel senso che... Intendi per disabile in questo caso? Disabile, che prende le nefriti, che ci sono sedie a rotelle, che si inizia a non ragionare più, che si fa tutti i percorsi psichiatrici. Insomma, l'alcol è una sostanza psicotropa. Adesso io non voglio allungarmi in questo argomento, okay, okay, che non appartiene al mio campo, però è chiaro che è una sostanza di quelle micidiali, che dà suefazione, che bisogna berne sempre di più, che si perde il controllo, che e si possono fare incidenti, e quindi anche... E quella sfida lì non funziona, no? E quindi la chiave qual è, se non è quella del darsi la sfida? Allora, se la chiave qual è? Bravissimo, non è né vincere né perdere, la chiave è uscire dalla sfida. È l'unico modo che io uscire dalla sfida e non toccare il primo bicchiere. Perché quello, e questo è proprio da Alcolisti Anonimi, è stata una grande genialità, non è tanto la quantità. Tu sei sicuro, Roberto, che se tu bevessi un bicchiere... Io sono sicuro di me che io non bevo e sto bene a non bere. Se, okay, io bevessi un bicchiere, è altissima la probabilità che io tornerei a farmi tutte le fabbriche di liquore lunghinarieri. Okay. Perché dico questo? Un po' perché ho visto testimonianze di amici che sono tornati anche dopo tanto tempo a prendere, perché esistono le ricadute, perché non è solo lo smetta di bere, perché profondamente tu dici... Ricaduta, anche, Roberto, diciamo, perché magari ci sta ascoltando, no, no, e no, ha avuto una ricaduta. La ricaduta cos'è? È umana? Dici, come, è umana. Ma la ricaduta è umana come umano bere. Okay. Tutto è umano. Adesso voglio dire... Non, no, ecco, quello che io ci terrei a dire, visto che mi dici la ricaduta umana, tutto è umano. Okay, grazie. Il giudizio è sospeso, grazie, a 360 gradi. Dico la ricaduta per chi vive una ricaduta, che significa io riprendo in mano il bicchiere dopo un breve tempo, un lungo tempo che ho smesso di bere, e ritorno a fare la vita di prima, posso garantire che è massacrante. Lo garantisco per le persone che ho visto, non sulla mia esperienza, e quindi un garantire con la G minuscola, diciamolo così. Da osservatore. Però da osservatore, se capita di frequentare anche i gruppi così, si vedono queste... Dicevi alcolista per sempre per questo motivo, profondamente. Chiarissimo. No? 12 passi, quanti sono? 12 passi, o tradizioni le chiamate voi? No, ci sono sia i passi, no, okay, che sono un programma diverse, individuale, personale, fatto, accompagnato a uno sponsor. Spiegaci, dai, allora, spiegaci un attimo. Dai, veloce. Allora, 12 passi è il primo passo, è l'unico che parla dell'alcol, e già questo fa capire un attimo dove siamo, che abbiamo ammesso la nostra impotenza, quindi la sconfitta, di fronte all'alcol, e che le nostre vite erano divenute ingovernabili, il discorso del domani. Quando io dico domani, vuol dire che il presente mi è ingovernabile. Dopodiché si passa ai due grossi percorsi, da un percorso spirituale, che può essere l'affidamento a un potere superiore, e qua si parla solo di spiritualità e non di religione, anonimo io, anonimo Dio, ognuno decide lui, poi se averlo o non averlo, perché bello, ci sono... questo, sì, no, ma per l'amor di Dio è così, voglio dire, ci sono anche atei che frequentano, sì, i gruppi, uno ognuno può parlare al proprio Dio, diciamo, si lega a, cioè significa che non ragiono solo con la mia testa. Se io sono l'autista che è andato a sbattere, a fare gli incidenti, e accetto il fatto che non so guidare la macchina, se mi faccio aiutare da qualcuno più bravo di me a guidare la macchina, forse faccio meno incidenti, finché magari non imparo a guidare la macchina, e questo è importante, chiaro, voglio dire, no? E quindi c'è tutto questo percorso spirituale, che è il secondo, il terzo passo, fino ad arrivare a un undicesimo passo, che quindi sappiamo che siamo riportati alla ragione. Se la mia vita è diventata ingovernabile, tu pensa, una adesso non la voglio mettere giù dura, però è chiaro che chi entra in Alcolisti Anonimi
ha comunque toccato un proprio fondo. Ora, il fondo è soggettivo e quindi non si dice il più fondo, il meno fondo. Uno può essergli... Chi entra in Alcolisti Anonimi ha sicuramente perso qualcosa, ad esempio. Chi entra in Alcolisti Anonimi ha una solitudine profonda, probabilmente dentro, anche se ride e scherza con tutto il mondo, quando appoggia la testa sul cuscino ha un rapporto con sé che può essere un rapporto malinconico. Chiarissimo. E questa cosa qua è... E quindi questi sono i 12 passi. Invece le tradizioni? No, i passi, quindi c'è questa linea di spiritualità e dall'altra parte c'è una linea di un percorso anche a guardare dentro quali sono i propri difetti di carattere, okay. Più o meno quelle 2, 3, 4, 5, io un sacchetto pieno di difetti di carattere che posso comunque andare a riconoscere, quindi una maggiore consapevolezza. Insomma, anche perché da lucido poi le consapevolezze salgono. Cioè la vita spericolata non è quando si beveva, la grande vita spericolata è quando si rimane fuori la bottiglia. Quanto fa paura quella vita lucida dopo? Il cambiamento si vede tutto. Cioè, il cambiamento spaventa, per quello esiste il gruppo, perché davanti. Non sono... Bravissimo, non hai più il vetro davanti. Sei in un gruppo, però non sei neanche più da solo, per quello la frequenza del gruppo poi diventa fondamentale, perché non sei più da solo, quindi la paura rimane, il coraggio nonostante la paura. E adesso se vi state chiedendo, vabbè ok, ma chissà dove saranno questi anonimi, stiamo parlando di 4 persone a Milano, 2 gruppetti così, diciamo quanti gruppi ci sono a Milano? No, a Milano ce ne sono 20, ecco. Che garantiscono... Questo sto parlando con voi, miei carissimi milanesi che state ascoltando, 20 gruppi 20 solo a Milano. 20 gruppi a Milano, da 50 anni siamo presenti sul territorio nazionale ed altri 50 più o meno su Milano. Possiamo dire che nel territorio proprio di Milano, visto che questo è specifico di Milano, ci sono questi 20 gruppi che garantiscono una riunione al giorno per 365 giorni, che rispondono 24 ore su 24. Tu mi stai dicendo che il giorno di Natale posso trovare un gruppo? Ma assolutamente, ma cosa è meglio del Natale? Quando in giro dicono che Natale è vecchia Romagna... Ops, non dovevo dirlo, sto facendo pubblicità, meno male che... E Fernet Branca, ok, diciamo due così almeno... Meno male che esiste un gruppo, le festività sono sentite, sai, l'emotività, l'estate, in agosto noi siamo aperti. No, a Capodanno ci siamo. Io ti sto dicendo che 365 giorni l'anno, 366 nei bisestili. Questo ti sto dicendo. Con una risposta telefonica 24 ore su 24. Dove possiamo trovare tutte queste indicazioni e informazioni? Ma innanzitutto sul sito, basta digitare Alcolisti Anonimi Area Lombardia ed esce tutto, Alcolisti Anonimi Italia, esce poi i siti e vengono... Due gruppi sono presenti in carcere, sia Bollate che Opera. Ci sono, collaboriamo anche con San Vittore, con la nave di San Vittore, quindi con i loro progetti. Siamo conosciuti all'interno degli ospedali, i 3 specifici che sono i NOA, che sono i nuclei operativi di arcologia a Milano, collaborano con noi tutte e 3, quindi siamo una realtà presente e seria, ecco, tanto per raccontarci, non è il gruppetto che nasce, fa noi. Quello che dobbiamo fare noi, semplicemente, miei cari milanesi, è parlarne, appunto, esistono 20 gruppi da 50 anni in questa città. Chi di voi se ne era mai accorto? Io finché non ho conosciuto Roberto non me ne ero accorto, ad esempio. Adesso che l'ho conosciuto, adesso che lo so, sono mesi che vado in giro a contare questa storia a chiunque incontro, a volte anche senza motivo, ma perché è una bella storia e allora mi piace raccontarla. Altre volte perché magari conosci qualcuno che forse una mano da avrebbe bisogno, e quindi non è che lo prendi, lo porti di forza lì, però gliela butti lì una volta, gli fai... Dire, ma sai che esiste un gruppo? Esatto. No, ma magari tu no, magari te non sei uno, però magari esiste. No, ma sì, ma la cosa butti il seme come dici tu. Ma certo, ma poi la cosa interessante è che più o meno tutti i gruppi, anzi tutti i gruppi senza più o meno, diamo delle definizioni giuste, abbiamo la possibilità di fare delle riunioni aperte. Cosa significa? Che una riunione di alcolisti anonimi, uno... anche se non è alcolista o comunque sia, può partecipare per vedere come avviene una riunione di alcolisti anonimi, perché adesso è molto sdoganato in America, per cui noi la vediamo su Netflix, su queste trasmissioni TV, qua. Se uno la vuole proprio di presenza carnale, fisica, non ci sono le ciambelle, esatto, non ci sono le caramelle, ma non le ciambelle. Bravissimo, non ci sono le ciambelle, non ci sono... Posso portare le ciambelle se la prossima volta? Sì, ma assolutamente, basta che siano confezionate con le nuove... Ah sì, è vero, perché abbiamo questa cosa qui, vabbè.
Perdimi anche con le nuove regole. Sarebbe strano, però io lo voglio dire perché lo sottolineo. Quando c'è stata la pandemia, nel periodo della pandemia, i gruppi da soli, in maniera assolutamente autogestita, hanno tirato fuori dal cilindro lo Zoom e quindi si facevano riunioni via online, incredibilmente, cosa mai fatta prima. E tra le altre cose qualcuno, io non ci credevo, guarda, io sono il primo, te lo dico, ci credevo, perché il messaggio è orale, perché ci vuole la presenza, perché a me piace esserci e non per sentirlo dire. Però devo dire, e mi piace dire quando sbaglio certe volte, una delle cose, per esempio stupirmi di me stesso, che prima quando bevevo era sempre uguale, martedì uguale al mercoledì, il giovedì sempre uguale, sapevo già quello che accadeva tutto sommato dentro di me, questa è la grande malinconia. Okay. Quindi anche adesso stupirmi di me stesso, dire ho sbagliato, e sbagliavo su questi gruppi online, per qualcuno ha smesso di bere online e poi sta frequentando a livello fisico quando ci sono state subito le riaperture, per cui adesso siamo completamente aperti e abbiamo tenuto sia online, per quelli magari che sono distanti, per quelli che hanno mille problemi a venire, per altre persone che non possono muoversi così liberamente. Noi abbiamo una fortuna a Milano, io lo voglio dire, che è una città che ha 20 gruppi, ci sono delle realtà. L'Interland, cioè, se solo vanno, no, l'Interland, ci sono 30-40 km da Milano, già cominciano, se sì, ci si sposta su intorno ai 60 km, c'è gente che prende Monica, non ancora, ma quanti, guarda, c'è gente che prende la macchinina, noi abbiamo qualcuno al gruppo che da Novara arriva, che dal lago arriva, perché poi diventa, non è come dicevi te, la terapia, per cui chissà quale sofferenza, e poi c'è una partecipazione che servizio, quello che sto facendo io adesso lo fa spiegami questa cosa del servizio un attimo veloce, no, perché appunto ti dicevo che tu non sei un esponente, non sei il portavoce, no, di A, no? Ecco. No, ma quale portavoce, stai facendo proprio servizio. Io sto facendo servizio, cosa significa servizio? Fare azione per alcolisti anonimi. Cosa significa fare azione? Che io devo trasmettere il messaggio di alcolisti anonimi. Ci viene detto che per la nostra sei il nostro messia, sei. Sì, cammino sulle acque e dico che sono umile. Non era così, dai, adesso mi fai passare battute che non dovrei. No, però voglio dire, azione è la parola magica, si dice da noi. Perché? Perché trasmettere la propria rivoluzione di vita, a me piace anche questo termine, un po' più vivo, no? Un po' più da polvere da sparo, trasmette anche una rivoluzione che mi è capitata nella mia vita ad un'altra persona, e digli guarda che c'è la possibilità del cambiamento, c'è la possibilità di un innamoramento verso te stesso, anche verso il mondo, quindi, ma diventa una, è più bello dare che non ricevere. Cioè profondamente, se tu pensi a Natale, quando parlavamo prima del Natale, quando ci si fa i regali è molto più bello donarlo che non riceverlo. È qualcosa di bellissimo, ma non solamente per un fatto di dire oh, che bravo, ho dato il regalo a chi non l'aveva, ma proprio perché è una cosa del tutto umana, ecco perché non c'è giudizio, ecco perché non si guarda il regalo cos'è, ecco perché no. Poi ognuno nel proprio dono, cavolo, c'è di tutto. Ho visto persone che hanno rifatto una vita, ho visto persone che l'hanno cambiata completamente, ho visto persone che hanno trovato un senso alla propria esistenza che non pensavano neanche di averlo. Come dicevi all'inizio della trasmissione, si tocca il fondo e poi c'è un finalmente, in quel finalmente è libero, aperto. È bellissima questa cosa dell'apertura, perché non ci sono dogmi, non ci sono religioni, non ci sono comandamenti. Roberto, siamo arrivati alla fine, credo, così guardando il timer siamo arrivati alla fine. Che cosa non ho detto che dovevo dire su Alcolisti Anonimi o che non ti ho chiesto? No, su Alcolisti Anonimi io penso che abbiamo toccato tutto. Le tradizioni che magari restavano in sospeso sono solamente delle linee guida all'interno di Alcolisti Anonimi per poter far sì che vada sui binari giusti. E quindi non sono linee guida sul dovere, c'è sempre la parola dovresti, però è chiaro che l'unico requisito, io vorrei mettere solo questa come tradizione, l'unico requisito per partecipare ad Alcolisti Anonimi è il desiderio di smettere di bere, non c'è altro. Che è il desiderio. Di che il desiderio. Quando gli hanno detto i nostri padri, ma che desiderio può avere uno che beve ancora? E lui ha detto, per noi la porta è sempre stata aperta. Per cui anche se non c'è il desiderio, perché magari uno entra per vedere, uno entra per controllare l'alcol, io ero entrato per imparare a bere.
uno come me è entrato per imparare a bere, per imparo a gestire la situazione. Sì, perché l'idea è sempre quella del controllo. Ma figurati se a me mi dicevano, parlavi prima delle 24 ore cosa sono, ma se mi avessero detto non bevi più per tutta la vita, grazie, arrivederci, buongiorno, me ne sarei andato. Ma stai scherzando? A uno che tutta la vita non esiste. E questo è stato un altro grande segreto. Tutta la vita non esiste, ma invece sono quanti anni? 25. Insomma. Eh beh, dai, un bel pezzo un di vita alla volta. Ma sì, ma poi sono tante 24. Hai fatto conto di quante 24 ore sono? Ma no. Oggi da noi si dice quello che si sveglia prima è più sobrio di tutti. Ah, okay. Dai, oggi, chiarissimo. Oggi. È impensabile pensare a te in un'altra vita, è impensabile pensare a te in un'altra modalità, in questa vitalità che hai, questa energia che trasmetti, davvero. No, ma io sono stato molto fortunato, io te lo dico, guarda, tra tutte le caratteristiche che abbiamo detto, sì, e le strade da seguire, e buon manuale, e io sono stato fortunato ad aver incontrato persone che mi hanno trasmesso questa energia, mi hanno detto guarda che c'è la possibilità dentro di te, che non è solo un miserere ma c'è anche un magnificat. Di fronte a questa grandissima speranza io ci ho giocato la vita dentro, ma io sono felice di dirlo agli altri, ma non perché la vita è bella, come dicono fuori dal mondo, ma perché una vita... Sei Giovanotti che fa cantare penso positivo. Ecco. Ma, esatto, non è quello, ma pensare che io possa... nonostante ci siano, non nascondere più le mie sofferenze, ma passarci attraverso e non passarci da solo, beh, non è cosa da poco. Anzi, io direi che è una delle cose più sacre che mi siano state arrivate da Alcolisti Anonimi e dalla vita, queste. E allora, Alcolisti Anonimi, ricordiamo appunto il sito, Alcolisti Anonimi Italia, sì, basta andare, c'è tutto. C'è tutto. E se ne sentite la necessità, si tira sul telefono una chiamata. E potrebbe essere il primo passo di altro che 12 passi, appunto. Una lunga maratona che vi porta alla vittoria. Io ti ringrazio, ringrazio voi, ringrazio chi ci ascolta, ringrazio quelli che vogliono venirci a trovare così, anche per venirci a trovare. Anche perché fate attenzione, Alcolisti Anonimi di Milano sta facendo una sorta di tour in giro anche per le biblioteche di Milano, dove appunto si sta presentando. Sì, quindi stiamo facendo municipio per municipio, fate un giro sul sito, ci sono tutti i vari appuntamenti, chissà che poi magari se ricominci il giro poi magari il prossimo anno di nuovo. Siamo assolutamente aperti anche a essere ospitati magari da tutte le associazioni che vogliono, parrocchie, qualunque luogo, basta chiamarci e vediamo, ne parliamo, poi se c'è la possibilità possiamo incontrarci, okay, per vedere di poter trasmettere questo messaggio che insomma, perfetto, è qualcosa di buono. Roberto, grazie mille davvero, porta un saluto a tutto il gruppo. Assolutamente, vienici a trovare la prossima volta, lo sai, ve lo dico sempre. Va bene, grazie mille Roberto, grazie da Alcolisti Anonimi, grazie anche a voi che ci avete ascoltato, i miei carissimi milanesi, ci risentiremo prestissimo nella prossima puntata, a presto, grazie a voi.